Per vincere a San Siro, la Roma avrebbe anche cambiato nome. La Real si era fatta pesante per il clan giallorosso, ma oggi due punizioni di Di Bartolomei hanno sensibilmente migliorato lo stato di salute della squadra di Valcareggi. Il conto di questo imprevisto restauro è stato pagato soprattutto da Ivano Bordon, incerto sul primo gol messo a segno da Roberto Pruzzo e completamente fuori posizione in occasione del raddoppio. In effetti, subito lo 0-1, Bordon si aspettava la solita bomba da Di Bartolomei, ma questi, confermando lo straordinario talento sui calci piazzati, lo ha umiliato con un pallonetto preciso che ha colto di sorpresa il portiere interista. Dopo la respinta della traversa, Denadai non si è sforzato granché per raddoppiare. A questo punto è cominciato il processo a Bordon, il quale non più tardi di una settimana fa era stato giudicato a Vicenza il migliore interista. Per dovere di cronaca va precisato che se Bordon non è stato superbo, anche parecchi suoi compagni hanno battuto la fiacca facendo riemergere i soliti problemi relativi alla personalità un po' troppo stravagante dei giovani nerazzurri. Soltanto nella ripresa l'Inter ha mostrato la propria presenza in campo con iniziative decenti. Tra queste va ricordata quella promossa da Altobelli che ha costretto Peccellini a stendere il diretto avversario. L'inevitabile rigore è stato trasformato dallo stesso Altobelli che ha così tentato di rilanciare i suoi. Ma lo sfogo dell'Inter ha messo in crisi la Roma soltanto in questa circostanza, quando Becalossi, dopo aver superato lo stesso Paolo Conti, ha concluso sulla faccia esterna del palo. La Roma quindi ha salvato quasi certamente la stagione, l'Inter invece ha accumulato un'altra sconfitta e dopo quella subita mercoledì a Torino contro la Juventus in Coppa Italia, Fraizzoli e Mazzola dovranno nuovamente rivedere molti giudizi se vorranno, come dicono, ridare alla squadra il rango di protagonista.